sono qua come Mariana Guerra, Margù, col mio lavoro, insieme a degli amici e dei e compagni di battaglia, se si vuol dire così. Sono Rossella, Luciano e Davide. E siamo venuti in Biennale per cercare di coinvolgere la gente, spingere la gente a guardare con un occhio diverso ciò che sta all'interno della Biennale e nel mondo dell'arte in generale. E il mio lavoro verte su due fronti, quello di rendersi conto che all'interno della Biennale vi sono opere di controllo, sono controllate, e che l'arte è stata svuotata dei temi legati alla contemporaneità, se non quelli ovvi, tipo c'è crisi, ci sono le guerre, ci sono dei convegni, ci sono le stragi, ma non dicono mai, non vi è mai una ricerca vera su chi, come, quando e perché. Sono opere inutili, perché non dicono di più di quello che già si sa. E per di più, molte volte, quando c'è un tema di questo tipo, sono incomprensibili. Questo porta alla necessità di avere un critico che in continuazione ti dice cosa devi vedere e come lo devi vedere. Io chiedo alla gente invece di dire che se un'opera non è e non ti trasmette nulla, vuol dire che l'opera non ha fatto il suo dovere. È un linguaggio. È inutile cercare in un altro linguaggio, quello del critico, la spiegazione del primo. È come acquistare un libro e acquistarne un altro che ti spieghi il primo. Questa è una parte che è riguardata a sono più oscene queste identità, ma o le opere in biennale. Oscene queste identità perché io tratto arte contemporanea, cioè pretendo di dipingere opere contemporanee, e queste opere, secondo me, pur usando uno stile antico, è vero, però sicuramente sono calate in questo periodo storico e danno un'idea del mio pensiero che è legato però a una ricerca reale, fatta con documenti e con cognizione di causa, che spieghi senza bisogno di un critico, ma arrivi direttamente alla gente. E fortunatamente questo mi è stato dato come riscontro, perché in Biennale in tanti ci hanno fermato e in tanti hanno chiesto, in tanti hanno fatto i complimenti, in tanti vogliono fare qualcosa, ma anche tanti non si sentono in grado di giudicare ciò che vedono in Biennale o in altre opere d'arte o in altri contesti artistici istituzionali o meno, perché vengono automaticamente tacciate di ignoranza. Questo è un controllo della mente da un certo punto di vista, perché ti dicono come devi pensare, senza darti la possibilità di farti un ragionamento personale. Se l'opera non ti entra, vuol dire che quella non è l'opera adatta a te, non hai le sue esperienze, o semplicemente quell'opera non dice nulla e basta. E secondo me, tra le altre cose, chi vende, chi critica un'opera che non ha valore, ma solo perché lo dice un critico, lo acquisisce, la persona che acquisterà quest'opera viene truffata. Perché un'opera deve avere valore per i temi e per la tecnica con cui è realizzata, non perché un critico ti dice che vale. Ci sono metà delle opere in biennale che, se prese e portate in qualsiasi periodo storico, portate tra 50 anni, nessuno è in grado di posizionare in un periodo storico. Queste sono posizionabili, ma anche altre di tantissimi artisti che vengono censurati, perché questo è un altro problema. Il controllo è anche nella cultura, non è solo nella politica, non è solamente in appalti vari, non è solamente nella TV, nei giornali, nell'informazione, è anche nella cultura. Chi prova a approcciarsi con tali opere ai concorsi nazionali e internazionali non entra. Chi posta i propri critiche e opere su articoli che vengono pubblicati in continuazione viene censurato, non vengono neanche lasciate passare le critiche. Esiste una censura anche nell'arte. L'arte non è stabile come si vede oggi. L'arte è in movimento, e questa è arte in movimento, secondo me.